E siamo in diretta su Radio Sherwood. Benvenute e benvenuti a tutti coloro che ci ascoltano da casa, in macchina, mentre vanno al mare. Mentre noi invece siamo qui nel Park Nord dello Stadio Euganeo di Padova a comprare, leggere, smerciare e parlare di fumetti. E grazie per essere qua, grazie a chi ha il banchetto, grazie a chi si sta facendo un giro per guardare gli artisti che stanno esponendo. E insomma, ormai sono un po' di anni che facciamo questa cosa e ogni anno ci date qualche soddisfazione in più. Per chi era venuto solo per fare aperitivo e farsi un giro, vi invito a rimanere perché stasera ci sarà questo grande esperimento dell'opera a Sherwood Festival, dove tra l'altro sia io che Caterina faremo un po' di live painting. Insomma, vi invitiamo a rimanere. Ma fatti un po', insomma, i saluti, le introduzioni di dovere, facciamo due chiacchiere con Caterina. Ti ricordo che questa cosa è registrata, è in diretta, non puoi dire oscenità. No, scherzo, è solo per metterti un po' di... Posso dirle, quindi? Puoi dirle. Okay. È solo per metterti un po' di angoscia, come piace fare a me. Allora, Kate, tu oggi sei qui sotto varie vesti, come dicevamo, dopo disegnerai per tutti quanti al palco grande di Sherwood Festival, però sei anche qui con un collettivo di autoproduzione che si chiama Schiuma Fumetti Schiuma, e in generale per parlare un po' del tuo lavoro. Introduciamo a chi ci segue, insomma, cosa sei e perché sei. Allora, Caterina Costa, in arte sui social kate.jpg. Ciao Simon Panella, ci saluta dal pubblico, ti amiamo come se fossi normale. E Caterina è una giovane autrice, si può dire ancora giovane, lo dicevano già quando hai iniziato, di sì, quindi dai, si può ancora dire che ormai da tanti anni è attiva online con un grosso seguito, un grosso successo. E da questo successo online si è passati a una pubblicazione, no? con Becco Giallo Editore, due pubblicazioni in realtà. La prima, correggimi se sbaglio, nel 2021. Sì. Sì. E l'altra nel 2022. Yes. E poi più niente. E poi fino più niente. Fino ad oggi. Però ho fatto un autoprodotto. Però nel frattempo, appunto, hai fatto questa mossa alla Kansas City, per cui hai fatto il processo inverso. Sei passata dal web all'editoria per poi ritornare all'autoproduzione, che era un po' il motivo per cui siamo qui riuniti, no? Capire un po' questo strano percorso. Ma prima di arrivarci, appunto, a questo salto nell'autoproduzione e del passaggio anche alla pubblicazione con una casa editrice vera e propria, io volevo chiederti anche come mai hai iniziato a fare le strisce che poi alla fine raccogli nelle tue prime due antologie pubblicate in libreria, perché comunque hanno un taglio che poi, insomma, tanti hanno seguito. È una cosa che comunque ha funzionato tanto, ancora in alcuni casi continua a funzionare, che però, insomma, ci vuole un certo spirito di iniziativa per parlare di certe tematiche e soprattutto di se stessi in una certa forma, diciamo. Quindi volevo chiederti come è partito il guizzo per fare questa roba qua. Allora, e anche di che parli, perché magari c'è gente che non sa chi sei. Allora, io faccio principalmente fumetti sulla salute mentale e ho iniziato a fare fumetti per puro caso, perché mi piaceva disegnare e animare, e quindi ho trovato questa via di mezzo nel fumetto, che era un po' animare l'illustrazione senza tutto il percorso di animazione frame by frame e tutte quelle cose un po' noiose. E il motivo per cui ho iniziato a parlare di questi temi è che ho vissuto un periodo molto difficile e diciamo che avevo bisogno di parlarne con qualcuno, ma allo stesso tempo non avevo il coraggio di parlarne con le persone che mi conoscevano, perché comunque, appunto, cioè io ero nel mio, avevo anche un po' paura di non essere capita, di essere vista un po' come un alieno, e ho iniziato a pubblicarle sul web perché mi dava la sensazione di urlarlo al mondo senza dirlo a nessuno. Quindi
completi sconosciuti sapevano come mi sentivo, mentre magari i miei amici più stretti no. E però su internet ho trovato tutte queste persone che si rivedevano in quello che scrivevo, quindi mi sono sentita meno un alieno, mi sono sentita compresa e soprattutto ho capito che c'era bisogno di parlare di queste cose. E allora ho continuato tutte le fasi della mia vita, da quando avevo 18 anni, a fare questi fumetti, a parlare apertamente di come mi sentivo anche quando era un po' imbarazzante. E fortunatamente il periodo oscurissimo è passato, però mi sono, diciamo, imposta di continuare a parlare di queste cose perché mi piace l'idea che qualcuno possa trovare conforto in quello che scrivo. Ok, grazie Kate. Allora, intanto, visto che sei nuova del festival dello Sherwood, voglio rassicurarti che, anche se tu senti questo vociare di sottofondo, sì, ti assicuro che là fuori ci sentono forte e chiaro, che non, le casse guardano fuori e quindi... Okay. So, conoscendoti so che eri già nel panico per questa cosa, non ti preoccupare. E, no, sicuramente il modo in cui fai fumetti, le tematiche di salute mentale, di disagio sociale, di relazioni umane, no, alla fine, di cui parli, sono molto importanti da trattare. Sicuramente c'è una grossa fetta di pubblico che ha bisogno anche di riconoscersi in un certo tipo di comunità e di narrazione, che poi è anche l'aspetto bello dell'internet e dei social. In realtà poi questi disagi e tristezze varie non ti abbandonano neanche quando poi vai a fare le storie lunghe, no? Certo. E infatti, diciamo, il tuo secondo volume, Tutte le cose che non posso dirti, già hanno un piccolo accenno di storia lunga, nel senso che le tue strisce vengono raccolte e c'è una cornice narrativa che le va a collare insieme, sì, no? Però ancora è una roba, è un artificio narrativo, è ancora non sviluppatissimo, non c'è un grande storytelling a fumetti. Alla fine la storia che tu fai per Schiuma su Incidente, questa qui che è, correggimi se sbaglio, la seconda antologia di Schiuma, sì, giusto? Sì, sì. Ok? Secondo lavoro collettivo, insomma, dove la tematica è appunto incidente, tu fai una storia di 20 pagine. Già. E per la prima volta nella tua vita fai una storia di 20 pagine. Sì. E ne parlavamo poco fa con Mattia Ferri, che salutiamo. Ciao. Che ci segue non da casa, ci segue da lì. E che, diciamo, che è la prima volta appunto che fai dello storytelling. Sì. Che fai del... E non è, insomma, per una persona che ha pubblicato due libri, che ha fatto migliaia di strisce, centinaia di disegni, sembra uno zucchero, e invece no, cioè no. Passare dalle quattro vignette da una quantità totale di quattro pagine a 20, non facile, coraggioso, necessario a un certo punto. Sì. Volevo chiederti un po' come l'hai vissuto questo salto qua. Ma in realtà io non vedevo l'ora di provare a fare una storia lunga. Ho avuto appunto l'opportunità di farlo con questo collettivo, che appunto uno dei motivi per cui ho deciso di farne parte era proprio che, stando con loro, mi veniva voglia di provare a fare cose nuove. Mi sentivo molto motivata, molto, cioè mi sembrava tutto possibile. E allora niente, cioè mi sono messa lì, ho scritto, disegnato, cioè è stato molto confusionario, quindi veramente non saprei come spiegare com'è andata. C'è stato un buon mese di panico perché ero convinta che non ci sarei riuscita, e poi alla fine, anche grazie appunto ai consigli preziosissimi di tutte le persone a cui ho chiesto, è venuto fuori qualcosa di carino, e sono contenta perché la mia paura era quella di allontanarmi dal mio pubblico facendo una cosa completamente diversa. Invece sento di essere riuscita comunque a portare quel tema in maniera diversa, in una storia lunga, e quindi sono molto contenta. Sì, poi il tuo pubblico un po' forse è cresciuto anche con te alla fine, no? Cioè, sì. Anche loro bramano forse qualcosa di differente. Però appunto il salto è evidente, no? Tu sei molto seguito online, hai fatto due libri con un editore che nel panorama del fumetto è abbastanza importante, e poi hai deciso di entrare in questo magico, fantastico mondo dell'autoproduzione, che io, insomma, ci tengo sempre a sottolinearlo, secondo me questo qui è l'esempio. L'autoproduzione non è un trampolino di lancio per l'editoria, può esserlo, ma non è la sua funzione primaria, no? Io penso che sia una retta parallela, una roba in cui fai, sì, in editoria tu con una storia di 20 pagine non ci facevi niente, no? Ecco. E quindi volevo chiederti,
visto che tu non vieni neanche dal mondo dei fumetti in generale, insomma, è una roba a cui ti sei avvicinata per alcune tangenze, no? Volevi disegnare, avevi delle cose da dire, alla fine sì. Hai fatto fumetti, però è stata una casualità. Invece adesso sei catapultata in questo mondo dei bancozzari, di gente che fa questo da tutta la vita, che poi alla fine è anche un po' una comunità. E quindi volevo chiederti, da alieno di questo mondo qua, come ti ci trovi? No, è bellissimo. Cioè, io... mi ha cambiato la vita provare ad andare alle fiere di autoproduzione, andare con il collettivo, portare le nostre cosine, stamparle da noi, fare progetti anche con molta più libertà, perché appunto decidiamo noi tutto. E soprattutto sono anche stata stupita dalla qualità altissima che c'è praticamente ad ogni banchetto, mentre alle fiere, fra virgolette, classiche, cioè è più difficile trovare qualcosa di così particolare, così bello, mentre qua mi sembra meraviglioso. Poi è bello perché tutti vogliono conoscere tutti, tutti non vedono l'ora di condividere il proprio lavoro, le proprie idee, le proprie storie. Cioè, è proprio un ambiente diverso e, cioè, sinceramente, invece, molto di più dell'editoria. Cioè, è bello, è proprio bello. E secondo te questa tua sensazione, non voglio dire se la condivido oppure no, però la sensazione di trovare una ricerca, insomma, uno stimolo ulteriore nel mondo dell'autoproduzione piuttosto che nell'editoria in senso stretto, mainstream, a cosa, secondo te, perché? A cosa è dovuto? O perché secondo te hai questa sensazione qua? Ma allora, perché quando fai una cosa autoprodotta hai più libertà, ti devi preoccupare di meno cose, c'è molta meno pressione. E poi appunto per adesso è stato un lavoro di gruppo, quindi seguito da tutti e tutte persone che comunque sono amiche, quindi non ti imbarazza chiedere un consiglio, farti correggere le tavole, tutto quanto, mentre io, essendo una persona molto, molto timida, cioè, quando ho fatto i libri appunto per Becco Giallo li ho fatti per i fatti miei completamente, che poi, cioè, lo so che avrei potuto chiedere, però è un ambiente molto diverso, per quanto io appunto, cioè, lo sai, amo tutti quelli di Becco Giallo, però cioè, è un po' tipo, non mi sento ancora all'altezza di fare qualcosa da proporre a un editore, mentre mi piace la sensazione di poter fare qualcosa di autoprodotto in cui invece non mi devo preoccupare di nulla, cioè posso semplicemente fare quello che so fare con le mie parole a modo mio, senza dovermi preoccupare, appunto, che poi non è che mi dovrei preoccupare anche in editoria, però qui mi sento un po' più leggera, un po' più libera. Ok. Diciamo, appunto, come dicevamo prima, tu sei finita nel mondo del fumetto un po' per sbaglio, no? Sì. Che poi è anche il motivo per cui non sapevi come funziona il rapporto con un editor. Già. Ma questa è un'altra storia. E, è stato un po' un incidente, potremmo dire, che è poi la tematica dell'ultima antologia di Schiuma in cui tu appunto hai partecipato, no? Sì. E, senza fare troppi spoiler, qual è il tuo incidente? Allora, io ho deciso di ispirarmi a una cosa che mi è successa qualche anno fa e diciamo che l'incidente è il fatto di andare a giocare con le onde ed essere risucchiato sott'acqua dalle onde. Poi il resto non dico nulla perché sennò è tutto spoiler. Però è triste, c'è una storia molto triste dietro, ma è un fumetto di Caterina, quindi... Ma non è così triste, dai. È no. Malinconico. Sì, malinconico. Però dai, sono No, dai, no, hai fatto cose più tristi. Direi molto di sì. E invece questa sensazione di collettivo e di insomma scegliere il tema, decidere poi la foliazione, il formato, come funziona Schiuma? Come avete lavorato? Ah, noi facciamo le super videochiamate in cui siamo tutti, ci incazziamo tantissimo, ci parliamo l'uno sopra l'altro, parliamo per 8 ore, non riusciamo a aggiungere a niente e poi alla fine viene fuori l'idea che diciamo: oddio, bello,
e da lì parte tutto. Però in realtà, cioè, lavoriamo veramente bene, siamo, ognuno crede moltissimo nell'altro, quindi anche lì siamo liberi di fare quello che vogliamo, ci mostriamo le nostre cosine. Però sì, poi a me piacciono tantissimo queste videochiamate caotiche in cui si buttano giù un sacco di idee, si discute, è molto stimolante. Ma il tema come viene scelto? Allora, il primo tema, io ancora non ero nel collettivo e penso proprio che sia nato per caso, per incidente, esatto. E invece il secondo è stato un po' più complesso, diciamo che volevamo trovare un tema che potesse però lasciare libero ogni autore di fare praticamente quello che voleva. E quindi abbiamo detto, ok, scegliamo una parola accattivante che possa avere tantissime sfaccettature e per il resto lasciamo libero ogni autore di rappresentarlo, di reinterpretarlo, di fare tutto quello che vuole. E diciamo che appunto l'obiettivo era la libertà totale, ma anche fare un prodotto che alla fine, a parte essere, cioè, un prodotto di qualità, ma che avesse un filo logico. E quindi è venuta fuori questa antologia con 9 storie, 9 autori, ed è molto molto figo perché oltre allo stile di disegno cambia completamente il tema di ogni storia, quindi... Però dico, anche la lunghezza è assolutamente autonoma, cioè se facevate 2 pagine a testa era uno spillato di 18 pagine. No, abbiamo dato, okay, mi pare 20-25 pagine per ogni autore. È impegnativo comunque. E per cosa avete litigato in queste videochiamate? Per scegliere il tema, poi sai... Se, cioè, comunque siamo, adesso siamo in 6, all'epoca eravamo in 5... Il caos si crea per forza, poi c'è quello che si distrae, quello che fa la domanda che non c'entra assolutamente niente. E quindi si crea caos, magari quello che non ha ascoltato e ripete la stessa cosa che è stata detta mezz'ora prima e quindi magari ritorniamo indietro, ricominciamo da capo, però vabbè, sono litigate affettuose, alla fine ci vogliamo bene. Certo, ma poi vabbè, insomma... Se vuoi vivere nella società funziona così di solito, cioè comunque soprattutto se vuoi produrre cose belle, purtroppo questi sono i passaggi necessari. State già litigando per qualcosa di nuovo? No, non ancora. Cioè vogliamo preparare ognuno qualcosa di personale per Luca, visto che ci hanno preso. E, però non, sicuramente faremo un altro antologico per l'ARF dell'anno prossimo, però ancora non ci abbiamo pensato. Ok, quindi cioè nel senso farete dei progettini personali, sì. Probabilmente non voglio mettere pressione a nessuno, però probabilmente verranno fatti, andranno ad essere fatti, andranno dei progetti fatti personali. E mi sembra di sentire che comunque questo brivido delle 20 pagine, di aver fatto una roba lunga narrativamente, per me è inaspettata comunque, insomma, perché non ti eri mai lanciata in una, anche in degli esperimenti di organizzazione della tavola molto originali. E pensi che proverai a fare delle cose lunghe? Hai già in mente qualche seme da piantare? Sì, sì, no, in realtà sto pensando, sto lavorando ad un libro che vorrei che parlasse delle fasi, vabbè, poi io parlo sempre di ste robe, però è la mia vita, quindi è così, delle fasi un po' della depressione, quindi che parte da una bella giornata, poi si fa nuvoloso, poi c'è la pioggia, e poi diciamo la ricerca dell'ombrello, metaforicamente. Quindi insomma mi piacerebbe parlare un po' del percorso e anche del fatto che appunto alla fine hai l'ombrello, ma non significa che abbia smesso di piovere, però lo sai gestire. Molto interessante, forse anche importante, insomma, questo... Speriamo. Momento qua. E ti voglio fare un'ultima domanda, tornando un po' invece alle origini, no? Alle strisce online e al fatto che comunque hai un nutrito pubblico di persone simili a te su tanti argomenti, che comunque hanno... Per loro è stato importante riconoscersi nel tuo lavoro, che poi è quello che fa l'arte, no? Non fa solo questo, fa un sacco di cose, ma anche questo. E ti chiederei se ti va di condividere con noi magari una storia di una persona che magari ti segue, perché il bello poi di fare dei libri tratti dalle robe che fai online è che finalmente incontri le persone, no? Sì. E ci sono stati degli incontri particolarmente potenti, no, da questo punto di vista, non sì. So se hai voglia di condividercene uno. Allora, uno di preciso
Non saprei, mi è capitato più volte che qualcuno venisse allo stand, guardasse il libro e scoppiasse a piangere. Che è una cosa che poi io sono una piagnona, sono sempre emozionatissima, quindi cioè, per me è stata una cosa assurda, no? Ma oppure personcine carinissime che passano e mi portano un regalo, qualcosa di fatto a mano, mi hanno regalato una coccinella bellissima fatta a mano, e, oppure qualcuno che mi porta i fiori, del cibo, cioè sono, ci sono così tante persone così carine con cui, cioè con tanti ho proprio legato, cioè sono diventati praticamente degli amici e infatti cioè io sono molto contenta di aver deciso di parlare di questi temi perché comunque mi sono creata un pubblico di persone, cioè un pubblico molto particolare, cioè praticamente tutti quelli che vengono a comprare il mio libro, a meno che non sia una persona nuovissima, sono tutti, cioè sono tutti sensibili, tutti affettuosi, dolcini, che non vedono l'ora proprio di incontrare qualcuno che li capisca. E questo fa sentire capita anche me, mi fa sentire molto amata ed è bellissimo. L'80% ha i capelli colorati, peraltro. Sì, sono, vengo bullizzata per questo da Jack. Da no, bullizzata no, è un dato di fatto. E allora, prima di chiudere, intanto chiedo a chi ci è qui seduto sulle panche in pole position, ma anche chi ci segue con la coda dell'orecchio più da lontano, di pensare se hanno delle domande che vogliono porre a Caterina. Vi ricordo un paio di cose. Sherwood Festival ha all'interno dei 40 giorni di festival una libreria indipendente, diciamo, che dura appunto per tutto il tempo della festa, che si chiama Sherbooks. La trovate un po' più avanti per di là. Chi ci segue in radio per di là non ha senso, ma insomma quando venite a trovarci la vedete, e abbiamo un po' di copie di Tutte le cose che non posso dirti di Caterina, che è la sua seconda raccolta, un po' più strutturata proprio perché ha questa cornice narrativa. E invece proprio fronte palco c'è il banchetto di Schiuma, e dove potete trovare tutte le opere di Schiuma e in particolare Incidente, la loro nuova antologia. I ragazzi penso vi facciano volentieri un disegnino, una dedichella. E chi ci segue da casa e non è ancora passato da qua, insomma, passate. Alzatevi e venite, voglio dire, insomma. Se non ci sono domande, io vi ringrazio tantissimo, ringrazio tantissimo Caterina, per cui chiamerei un sonoro applauso, per favore. Ringrazio i banchettari, ringrazio insomma lo Sherwood Festival. Vi ricordo che adesso c'è la presentazione con Percy di Scuola di Bach, e che più tardi c'è l'Opera Comics sul Palco Grande, e che soprattutto è iniziato il live drawing di massa su carta paglia. E la carta paglia è una scelta artistica, è una corrente sociopolitica che non sto qui a spiegare. Si chiama povertà. E vi ringrazio ancora, buona continuazione, per rimanete in zona per il secondo incontro e soprattutto per lo spettacolo di stasera. Grazie e grazie mille. A più tardi.